La tematica di quest'anno è Sconfinando. Torna per la 21ª edizione la manifestazione Dance Project Festival, sempre col prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura come festival di danza nazionale. Sostenuta dalla Regione col patrocinio del Comune, la manifestazione è organizzata come sempre dall'ACTIS, l'Associazione Culturale Teatro Immagine e Suono di Trieste. Il programma è stato illustrato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa dai direttori artistici della rassegna, Claudio Puia e Valentina Magnani. Quest'anno l'offerta è molto molto varia sia per i luoghi che per la tipologia di spettacolo. Luoghi che non sono solo teatrali, noi partiamo il 15 settembre da Staniel in Slovenia, quindi facciamo un percorso oltre confine, in passeggiata, dove la cooperativa Curiosi di Natura accompagnerà il pubblico a vedere Staniel attraverso le pagine del romanzo Il gesso dei Fabiani di Renato Ferrara. E qui, in spazi particolari come il Parco Ferrari, la compagnia Bellanda animerà con una danza assai specifica il luogo. Il festival prevede una decina di date a partire dal 15 settembre e avrà luogo tra Trieste, il Carso e Gorizia, sconfinando appunto anche nel territorio e nella cultura sloveni, in prospettiva di Gorizia, Nova Gorica, capitale della cultura 2025. Abbiamo un altro spettacolo d'apertura, comunque il 20 di settembre siamo al Teatro Orazio Bobbio con la compagnia Motus Danza di Siena, e ultima fermata il titolo. Lo spettacolo successivo è di nuovo in uno spazio aperto, naturale, siamo a Monrupino, quindi il 22 di settembre siamo presso la Rocca di Monrupino, con un evento che valorizza lo spazio attraverso la danza di Dasha Gurgic e il movimento quindi che accompagna le parole invece di Nika Petrushka Panizon e Daniela Gattorno, che ci racconteranno i luoghi attraverso le parole dei poeti. Alcuni degli appuntamenti avranno luogo nella sede dell'ACTIS in via Corti 3/A a Trieste. Ci teniamo perché questo è lo spazio, è la sede dell'Associazione Culturale Teatro Immagine e Suono, nata nel 1992, e questo spazio ospiterà diverse performance. Il 4 e il 5 di ottobre la compagnia Toen di Roma, e l'11 di ottobre avremo due produzioni ACTIS. E poi ci saranno dei laboratori, e quindi, perché questo è uno spazio dove noi teniamo che laboratori di teatro e di danza. Comunque il nostro festival va avanti fino al 9 di novembre. Vi invitiamo a vedere le nostre iniziative sul sito www.danceprojectfestival.it.